lettera, perché non ce la fa più. Ok, fatto questo, riprendiamo la torta. Allora, tempera verde, un pochino di acqua, quindi prendiamo la tempera verde, inumidiamo un pochino il pennello, scarichiamo via l'eccesso, ok, e col pennello, partendo dal basso, andiamo a salire in su così. Vi ricordate che l'avevamo fatto l'altra settimana? Poi inumidiamo un po' il pennello e saliamo su. Ok, poi di taglio in questo modo. Ok, e continuiamo il lavoro così di tempera, facciamo così che facciamo prima, e sporchiamo il pennello con la tempera gialla e andiamo a ripassare così, inumidiamo sempre un po' il pennellino, ok, in questo modo andiamo a creare diverse sfumature. Ok, quindi cosa abbiamo usato? Oltre ovviamente al pennellino, tempera gialla, tempera verde e un po' di acqua per inumidire. Perché inumidiamo? Per rendere la tempera leggermente più fluida. Ma non ho detto che bagno, ho detto che inumidisco il pennello. Come erbetta possiamo aver finito. Cosa facciamo? Ecco, richiudiamo subito le tempere per non creare, per non fare guai, cosa a cui io sono abbastanza avvezza. Adesso, se vogliamo creare un effetto come questo, cioè in cui il fiore rimane un pochino più tridimensionale, che cosa facciamo? Ci prendiamo innanzitutto della colla alimentare. Ci prendiamo un pezzettino di pasta di zucchero, come può essere questo, e andiamo a incollare questo pezzettino di pasta di zucchero sulla nostra torta. Ok? Dove volete voi. Cioè, a seconda di dove volete mettere il fiore, ovviamente. Dopodiché, sempre con la colla alimentare, mettiamo un po' di colla al centro così e un po' lungo il salsicciotto che abbiamo creato. Poi spostiamo la colla, se no sicuro come l'oro che gli do un colpo. Tiriamo su il fiore che abbiamo appena creato e lo andiamo a posizionare con il centro all'interno del salsicciotto, aiutandoci magari con uno strumentino. Dopodiché, sempre con un po' di colla alimentare, pieghiamo i petali e andiamo a dare un po' di tridimensionalità. Ok. Facciamo la stessa cosa ovviamente su tutti i petali. Ok. Così, così e ovviamente anche sotto, quindi ora sotto non abbiamo messo nessun salsicciotto perché secondo me non ce n'è bisogno. C'è anche da dire una cosa, che avendo usato della gum paste voi potete prepararveli prima i fiori, metterli in posa, diciamo così, e attaccarli quando sono un pochino più secchi, ok? E questo è quello che viene fuori. Ah, l'ho alzato troppo. Ok? Guardate che carini. Sembrano proprio uscire dalla nostra torta. Ok?
Semplicissimo, in 2 secondi. Aspettate che ora vi rigiro, mi sento, me lo sento che sono sconvolta. Ormai li sento già i capelli. Comunque secondo me, Natasha, mi dicevi dei capelli. Semplicemente mi sono cresciuti velocemente questa volta. Assolutamente sì. Allora, che cosa vi ho fatto vedere? Abbiamo, eccomi qua, rivisto insieme come creare l'effetto dell'erbetta, ok? E abbiamo creato insieme questi fiori, li abbiamo dipinti senza l'utilizzo di venatori, senza l'utilizzo di cutter, senza l'utilizzo di niente. Quindi se avete necessità di creare dei fiorellini abbastanza velocemente, è possibile farlo anche senza cutter o venatori. Vi faccio vedere quello grosso, eccolo qua, sperando che non crolli. Ripeto, le dimensioni variano a seconda delle vostre necessità. Io per qualunque altra necessità, io sono a vostra totale e assoluta disposizione. Mi raccomando, scrivetemi, iscrivetevi al nostro canale YouTube Be Magenta per non perdervi neanche una diretta. Mi raccomando, se i video vi piacciono, pollicione in su e condividete. Ciao Massi, un bacione. Quindi, detto questo, io e i miei fiorellini vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Sì, a domani, ma io sto fuori. Domani, sempre qui alle 2 e basta. Buona giornata, buon lunedì. Ciao!